Buonasera a tutti, mi sentite? Buonasera a tutti i partecipanti. Mi date un cenno di conferma se sentite la mia voce? Bene, buonasera Marco, Giana, Beata, Salvatore, Luciana. Bene. In onda per il progetto di Skyway, la nuova generazione di trasporto. Partiamo subito con l'ideatore di questo progetto, Anatoly Juninsky, che è il direttore generale della Juninsky String Technology, è l'azienda che si occupa dello sviluppo tecnologico di tutto quello che è la produzione dei mezzi, delle infrastrutture di Skyway. Juninsky, come già molti di voi sanno, ma quelli che questa sera sono presenti per la prima volta a questa presentazione, non sapranno tutto quello che è Juninsky. È il membro della Federazione della Cosmonautica Sovietica, è l'autore di 18 libri, 200 articoli scientifici ed è l'autore di 140 invenzioni, 140 brevetti. Perché così tanti? Perché ha pensato di scomporre il progetto Skyway in tanti componenti che presi singolarmente non possono essere utilizzati, mentre invece messi tutti insieme si compone un progetto che non ha eguali in questo momento sulla Terra. È l'inventore appunto quindi del sistema di trasporto senza razzo per lo sviluppo nello spazio. Perché? Perché nel 1986 ha pubblicato una teoria che è quella di trasportare le merci nello spazio senza l'apporto della propulsione attraverso un sistema elicoidale. E questo ha permesso di sviluppare anche tecnologie che possono essere utilizzate anche sulla Terra e non solo per andare nello spazio. Ha conseguito diversi diplomi internazionali e diversi premi, come il progetto di qualità e il progetto dell'anno nell'industria dei trasporti. Quindi il progetto deriva da un personaggio che è molto molto riconosciuto per quanto riguarda tutto quello che è la descrizione appena vista. E possiamo dire che questo personaggio, Anatoly Juninsky, possiamo metterlo a confronto con altri personaggi illustri della storia, come Henry Ford, che ha sviluppato un marchio a livello mondiale delle automobili, Gustave Eiffel, che ha progettato la Torre Eiffel, simbolo di Parigi, e meno conosciuto, ma non per questo importante, Igor Sikorsky, che è l'inventore che ha ideato e progettato l'elicottero, le varie forme, i vari sviluppi dell'elicottero. Quindi possiamo dire che anche Juninsky, con la sua invenzione della struttura di trasporto a stringa, può essere messo a confronto con questi personaggi che del passato. Quindi abbiamo già preannunciato che Juninsky ha titolato una relazione scientifica per lanciare appunto la teoria di trasporto merci nello spazio senza l'utilizzo dei razzi. I razzi a propulsione hanno bisogno di notevole energia e quindi costi onerosi e anche di impatto ambientale e di inquinamento. E ovviamente questa tecnologia che ha portato alla ribalta Juninsky è proprio la tecnologia stringa che ha sviluppato attivamente nel corso di questi anni e ovviamente con tutti i
i problemi che ci sono nello sviluppo di progetti e innovazioni e tecnologie innovative. Vediamo un pochino più in dettaglio che cos'è la tecnologia Skyway. Sostanzialmente è un veicolo che viaggia su strutture in acciaio, in ferro, ad alta velocità, ma anche a bassa velocità a seconda della tipologia di trasporto. Appoggia o è sospeso su queste strutture e ovviamente si muove su questa, appunto sulla struttura attraverso delle ruote in acciaio. Queste ruote hanno una particolarità: sono appoggiate per tutta la superficie di appoggio e hanno una riduzione di attrito, di potenza di attrito di 100 volte rispetto all'attrito generato da una ruota gommata su strada. Skyway è riconosciuta da tutti gli organismi nazionali e internazionali come l'innovazione del XXI secolo. È un progetto che ha portato allo sviluppo scientifico-tecnologico e ovviamente riunisce molti esperti, molti ingegneri che si occupano di trasporto nel campo appunto dell'innovazione del trasporto, perché oggigiorno è sentito e riconosciuto il fatto che è necessario un cambiamento tecnologico dal punto di vista degli spostamenti e quindi del trasporto, per vari motivi. Soprattutto l'aspetto più importante è quello della sicurezza. Il primo aspetto fondamentale è la sicurezza, che oggigiorno, nonostante gli sviluppi tecnologici di questi 50 anni, abbiamo ancora delle infrastrutture, a dir poco, molto, molto vecchie, non sono rinnovate. Parlo del nostro paese Italia, ma se andiamo all'estero ci sono dei paesi sottosviluppati che non hanno né strade né infrastrutture, non hanno mezzi di comunicazione adeguati per tutte le popolazioni che occupano quei territori. Quindi è fondamentale e ci sarà un enorme sviluppo di innovazione tecnologica nel settore del trasporto. Questo penso che siate tutti convinti di questa osservazione, il fatto che è necessario cambiare metodo di movimento, soprattutto nell'ottica della sicurezza, perché tutti i giorni muoiono persone, soprattutto sulle strade, autostrade, ma non solo, anche purtroppo nelle linee ferroviarie ci sono sempre degli incidenti, quali 15 giorni fa la linea se non ricordo male, la linea di pendolari, dove c'è stato un problema tecnico sui binari che ha causato quell'incidente dove ci sono state delle persone innocenti che hanno perso la vita, semplicemente perché magari andavano a scuola, andavano al lavoro. Quindi è importante, il primo elemento fondamentale è la sicurezza. Il secondo elemento fondamentale è quello di muoversi velocemente, dove si può, e quindi evitare gli ingorghi stradali e muovendosi con un impatto ambientale ridotto ai minimi. Quindi produrre energia rinnovabile e quell'energia necessaria deve essere ridotta ai minimi termini. Quindi meno consumo di energia, quindi fondamentalmente impatto sull'ambiente e sull'inquinamento ridotto ai minimi. Questo è un altro aspetto importante, e nell'ottica di muoversi su territori generando poco impatto ambientale, perché è fondamentale riuscire a sviluppare delle linee in grado di non andare a impattare sul territorio, quindi non creare dei
degli impatti invasivi sul territorio come gallerie, ponti, in modo che non ci siano degli spostamenti di materiale per il riempimento e così via. Cioè attenuare questi lavori e questo di conseguenza può comportare a una riduzione dei costi e dei tempi di installazione. Quindi tutta una serie di cose che riassumiamo in questa slide. Quindi Skyway fondamentalmente, se qualcuno vi chiede cos'è Skyway, è un sistema di trasporto che si può adattare nel mondo fisico reale e consente all'uomo di muoversi in massima sicurezza, il più velocemente possibile, anche in luoghi dove finora non c'è stata la possibilità di essere raggiunti, con il minimo impatto ambientale, senza ripercussioni sulla salute e con il miglior rapporto costi-benefici. Ecco, qui è la condizione, se vogliamo, ideale di trasporto e Skyway rispetta tutte queste esigenze, quindi muoversi in massima sicurezza il più velocemente possibile, quindi senza perdere tempo negli ingorghi di traffico, in luoghi fino ad oggi inaccessibili, quindi noi potremmo raggiungere territori che in questo momento non possono essere raggiunti, con il minimo impatto ambientale. Significa che la tecnologia permette di adattarsi pienamente all'ambiente senza andarlo a perturbare come in altre situazioni con cemento, con disboscamenti e via dicendo. Noi con Skyway attraverseremo i territori senza andare a impattare, quindi senza ripercussioni sulla salute, con il miglior rapporto costi-benefici, cioè avremo tutti questi benefici con dei costi ridottissimi rispetto alle altre situazioni tecnologiche. Qui vedete alcune fotografie che illustrano tipologie di linea. Sulla destra in alto vedete il veicolo il veicolo ad alta velocità, che è appoggiato, mentre sospeso proprio sotto l'Unitrack. L'Unitrack è un mezzo che trasporta merci. E questa struttura in ferro è una struttura rigida perché deve sostenere appunto questi mezzi che si muovono unità a sé stanti una dopo l'altra con una distanza minima una dall'altra di 2 secondi. Mentre qui a sinistra potete notare come in alto a sinistra c'è un unibus che è appeso a una struttura semirigida, quindi semirigida o flessibile, sulla quale ci si muove ad altezze anche molto più elevate rispetto a una struttura rigida che può essere di 5-6 metri. Qua raggiungiamo anche altezze di 100 metri, ovviamente con delle torri che fanno da stazione. Queste torri contengono al loro interno qualunque cosa, centri commerciali, appartamenti, studi per il lavoro e così via. Cioè, la stazione in sé diventa un punto di condivisione, di lavoro, di relazioni e via dicendo. Quindi Skyway si sposa con l'ecologia, con l'ambiente. Perché? Perché non va a perturbare il territorio. L'attraversamento di una linea Skyway su un terreno agricolo non va a impattare su questo terreno perché il terreno sarà coltivato indipendentemente da queste linee, perché sono linee appoggiate su dei pali a una distanza fissata a seconda del dimensionamento della linea stessa. E una cosa aggiuntiva è che ovviamente non va a inquinare il terreno sottostante
costante questa linea, anzi, Juninsky ha, per così dire, pensato ha inventato o messo insieme dei composti che generano un terriccio, un humus, che permette di sviluppare senza additivi chimici dei concimi che possono produrre più coltivazioni in modo più efficiente. Quindi la linea Skyway non va assolutamente a perturbare l'ambiente stesso. Non c'è bisogno di terrapieni, di ponti, di gallerie, quindi questo alleggerisce il carico di lavoro per costruire queste linee. Abbiamo un minimo consumo anche quindi del suolo, si riduce di 2 volte il suolo utilizzato rispetto a una linea ferroviaria tradizionale e si mantiene appunto l'ambiente, si conservano gli ecosistemi naturali circostanti. Si riduce l'energia necessaria, si riducono le emissioni inquinanti perché si può far muovere questi veicoli attraverso energia esclusivamente rinnovabile. Questi mezzi viaggiano con una riduzione della rumorosità e delle vibrazioni perché, come vedremo successivamente, questa è una linea con una continuità di struttura, non ci sono delle interruzioni come nei binari classici, perché abbiamo un'anima di questa struttura che è realizzata, costituita da un fascio di acciaio, di corde d'acciaio anticipatamente tese. Questa tensione fa sì che le linee possano mantenersi continue e non con interruzioni, quindi ci si muove con una silenziosità maggiore rispetto a un treno tradizionale. Quindi minor consumo di risorse, minor costi anche di gestione e manutenzione, ovviamente quindi questo comporta una riduzione anche dei costi. E quindi degli investimenti, quindi un ritorno dell'investimento anche a 3-4 anni. Mentre faccio il caso delle notizie che c'è in questi giorni, che Italo è stato venduto a una società americana, e quindi anche la banca che ha partecipato ha capitalizzato. Non mi ricordo il valore dei milioni di euro, ma è veramente una capitalizzazione molto alta. Pensate che Italo, siccome sta utilizzando delle linee di Trenitalia, non ha ancora recuperato l'investimento. Quindi l'unica soluzione che potevano avere del ritorno economico era quella di vendere tutto il progetto di Italo a una società che in questo caso è estera americana. Detto questo, andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo il confronto con altri tipi di trasporto. Il confronto sta nel capitale investito. Chiaramente il capitale investito per Skyway rispetto a altri mezzi può essere inteso in questo modo: se Skyway costa 100, il treno costa il doppio, il trasporto automobilistico 4 volte tanto. La monorotaia, tipo la metropolitana la linea tram monorotaia, appunto 1200, quindi 12 volte tanto. Per finire sul treno a lievitazione magnetica, che è il treno utilizzato nelle linee giapponesi, è del 18 volte tanto, 1800%. Quindi, da un punto di vista dei costi, abbiamo visto che il capitale investito è molto più basso per Skyway, quindi il ritorno dell'investimento è ridotto nei minimi termini.
Ovviamente, una volta che una linea è stata costruita, ci sono delle spese di esercizio. Le spese di esercizio di un treno a levitazione magnetica è sempre il massimo. Quindi, se Skyway costa 100, il treno a levitazione magnetica costa il 3000%, quindi 30 volte tanto, e la monorotaia 18 volte tanto, il sistema di trasporto automobilistico 12 volte tanto, il treno anche qui il doppio. Bene, a questo punto andiamo a fare un'analisi legata invece all'inquinamento nell'ambiente. Allora, l'inquinamento nell'ambiente, sappiamo tutti che Skyway abbiamo già detto che non impatta sull'ambiente che attraversa, e se Skyway è diciamo efficiente da un punto di vista dell'ambiente, è confortevole, quindi non va a perturbare l'ambiente, il treno è diciamo l'incidenza del treno è del 50%, quindi va a perturbare l'ambiente. Il trasporto automobilistico sappiamo che fa da padrone, quindi impatta del 20%, mentre a monorotaia è simile al treno 50%, e il treno a levitazione magnetica è quello che si avvicina a Skyway da un punto di vista dell'ambiente, cioè dell'inquinamento nell'ambiente. Quindi il sistema automobilistico è quello peggiore da un punto di vista di inquinamento, e Skyway è paragonabile al treno a levitazione magnetica. L'ultimo aspetto, ma il più importante, è quello dell'incidentalità dei trasporti. Allora, quello che mi preme dire è questo: sicurezza dei trasporti. Se Skyway è sicuro al 100%, confrontato agli altri, abbiamo il sistema monorotaia al 90%, quindi molto, molto buono da un punto di vista della sicurezza. Quello a levitazione magnetica è al 70%, perché purché abbia dei sistemi di sicurezza di trasporto, è comunque incappato a incidenti anche mortali, quindi c'è comunque una lieve riduzione della sicurezza. Il treno a sua volta si riduce al 50% della sicurezza, se poi consideriamo che qui la sicurezza non è solo legata ai sistemi di controllo, perché bisogna evitare delle collisioni tra i treni. Ma purtroppo succedono anche degli errori legati appunto all'inadeguatezza delle strutture, che non sono diciamo tenute al top, e quindi si creano questi incidenti mortali come appunto quello dell'altro giorno. Quindi e anche il treno, se vogliamo, è sicuro, ma non così sicuro dove ci necessita del cambio di infrastrutture. Abbiamo poi ovviamente che la sicurezza del trasporto automobilistico si riduce all'1%. Ebbene sì, questo è il sistema di trasporto meno sicuro al mondo. Nonostante la tecnologia si abbia fatto passi da gigante, ci siano stati introdotti dei sistemi di sensori che cercano di limitare le distrazioni e via dicendo, ma nulla toglie che questo, nonostante lo sviluppo, il progredire di tutte le tecnologie, è il sistema meno sicuro al mondo, proprio quello automobilistico. Quindi cerchiamo di riflettere con questa osservazione il fatto che tutti noi, quasi tutti, usiamo tutti i giorni l'automobile, e tutti i giorni siamo a rischio, mentre invece, se noi cominciamo a sposare questa iniziativa di Uninski di diffondere questa tecnologia, avremo più sicurezza nelle strade, più
rimarranno in vita per molto più tempo anziché perdere la vita con un trasporto automobilistico. Quindi abbiamo visto un pochino gli aspetti più importanti che ci sono, e quindi la compatibilità ecologica comporta anche una riduzione dei costi. E mettendo a confronto Skyway con gli altri mezzi di trasporto, possiamo notare che per tutti i settori di valutazione abbiamo che Skyway vince su tutte queste tecnologie. Quindi questo è un buon presupposto fondamentale per poter sviluppare questa tecnologia. E Ioniski ha pensato a tutte queste problematiche che ci possono essere nella realizzazione di una infrastruttura di trasporto affinché possa essere premiata da questi aspetti positivi, quali la riduzione dell'energia necessaria, la riduzione degli incidenti, quindi massima sicurezza. Impatto ambientale ridotto ai minimi termini e costi di investimento e quindi ritorni di capitale ridotti a 3-4 anni, non di più. Ma qual è la struttura? Qual è la tecnologia che ci permette di trasportare mezzi ad alta velocità, a bassa velocità in aria? È proprio la stringa, la rotaia innovativa a corda. Sostanzialmente, come ho detto prima, c'è un elemento di fissaggio della corda al corpo della rotaia che contiene al suo interno un fascio di fili di acciaio che sono tesi. Questo fascio di acciai tesi permette di mantenere una struttura continua e quindi senza vibrazioni, interruzioni di linea e via dicendo. E ovviamente questa struttura ha una superficie piatta dove la ruota d'acciaio appoggia per tutta la superficie, e questo permette di assicurare un movimento con un minimo fabbisogno di energia. Un minimo di fabbisogno di energia che in questa slide possiamo notare un confronto di potenza necessaria allo scorrimento di una ruota di un veicolo unibus al peso di 5.000 kg con la velocità di 450 km/h genera appunto questa potenza necessaria di 9,2 kW. Abbiamo un coefficiente di attrito di 0,0015 contro un coefficiente di attrito di 0,18 per un scorrimento di un pneumatico di un veicolo. Questo fa sì che fa aumentare la potenza necessaria allo scorrimento a 1100 kW, quindi c'è un ordine di grandezza di 100 volte inferiore. Quindi riduzione dell'energia necessaria, e quella poca energia necessaria può essere sviluppata, prodotta da fonti rinnovabili. Quindi anche questo è un elemento fondamentale per valutare la tecnologia. Altro elemento fondamentale è quello di ridurre i materiali necessari per il trasporto di questi mezzi. Se noi andiamo a fare un esempio strutturale in modo molto semplice di un ponte tradizionale con travi appoggiate su pali d'acciaio e cemento armato con dei giunti, sappiamo tutti che il peso proprio di questi ponti rappresenta il 90% del carico. Quindi quando passa un treno sul ponte non è il peso del treno che incide, ma è la struttura stessa. Mentre la struttura con tecnologia a stringa Skyway non ha giunti, e il peso proprio della struttura rappresenta il 10% del carico. Quindi strutture più snelle, più leggere, meno materiale, meno costi e meno tempo per realizzarlo. Considerate che la tecnologia stringa Skyway diminuisce di 15 volte la quantità di materiale necessari e quindi anche i costi rispetto ad una struttura tradizionale. Quindi questi sono tutti fattori che fanno
portare e a orientare le delegazioni dei vari paesi che sono, che stanno andando e che sono andati a visitare la tecnologia Skyway in Bielorussia. Queste sono foto dimostrative, non sono reali, dimostrative, che fanno vedere che l'Unitrack può essere utilizzato per il trasporto merci, prodotti, per la consegna, ma anche stoccaggio di materie prime in modo semi-automatico, in modo flessibile, senza tempi di attesa e quindi di consegna. E io posso aggiungere una mia considerazione personale, che è quella di dire che tutti i paesi che aderiranno a una tecnologia, a un trasporto con Skyway, avranno un vantaggio rispetto alla concorrenza sulla spedizione, sul business in vari settori. Perché? Perché se io consegno la merce in minor tempo possibile, posso avere una riduzione di costi legata alla materia prima per lo stoccaggio e via dicendo, sono più concorrenziale rispetto a quei paesi che rimangono incollati a strutture obsolete, ingessate, che causano ritardi, poca sicurezza e via dicendo. Quindi oggi si gioca un ruolo molto importante per i paesi attraverso tecnologie in grado di dare questi vantaggi. Yuniski quindi ha passato una fase di studio, progettazione, invenzioni, la costruzione di brevetti, e a questo punto è arrivato il momento di dire: bene, ho i progetti, ho i brevetti, a questo punto devo sviluppare la tecnologia. Quindi gli aspetti importanti sono quelli del sostentamento del progetto, quindi progettare linee, ok, svilupparle e realizzarle è un'altra storia. Yuniski ha chiesto agli istituti finanziari e delle grosse banche di essere aiutato in questa operazione finanziaria molto, molto grande. Si parla di 400 miliardi di dollari di valore, e questo importo non è stato facile raccogliere. E le banche ovviamente hanno fatto una proposta a Yuniski di poter entrare dentro al progetto, ma di partecipare al 61%, circa 60-61%. Ovviamente Yuniski ha detto no, perché non voglio, ha pensato, non voglio svendere il mio progetto è mondiale, e quindi ha pensato di creare la cosiddetta raccolta fondi attraverso il crowd investing, che è una sottosezione del crowd funding. Sostanzialmente, a fronte di versamenti di soldi da parte di cittadini, privati, imprese, tutti quelle persone che vedono in Skyway un futuro, un trasporto migliore, e hanno pensato ovviamente di aderire a questa iniziativa. Quindi la raccolta fondi è partita nel 2014, fine 2014, e attualmente si stanno raccogliendo fondi per concludere le linee all'Eco Technopark in Bielorussia, dove queste linee sono la dimostrazione che esiste l'azienda, la tecnologia che è certificata. E la realizzazione di questo progetto è un trampolino di lancio per la diffusione nel mondo. Perché? Perché con le certificazioni, i test di sicurezza delle linee, c'è l'uso della tecnologia nel mondo, dove in quei paesi che hanno visto in Skyway un vantaggio concorrenziale da un punto di vista economico, un mezzo per risolvere problemi delle inondazioni che ci possono essere con il maltempo, tsunami, terremoti. Yuniski ha pensato a una struttura che è in grado di
sopportare eventi, appunto, inondazioni, onde molto alte, problemi legati alla comunicazione nel momento in cui ci sono degli uragani, degli eventi molto intensi che con linee tradizionali saremmo tutti bloccati. Qui vedete un pochino alcune foto che rappresentano le persone che lavorano in Skyway in Bielorussia. Nella progettazione ci sono degli studi, degli uffici che sono dedicati alla progettazione di linee che sono state preordinate da paesi molto importanti. Qua vedete alcune foto di mezzi Skyway che sono infatti fase di collaudo, di installazione. Ci sono anche molti tecnici esperti nell'innovazione, nella tecnologia di Unisci, quindi anche qui c'è un aumento della professionalità, della qualifica professionale necessaria per sviluppare, per progredire in questo settore dei trasporti. E quindi maggior lavoro per tutti, anche quelli che oggi magari ne hanno meno. Questa è la fotografia dell'Eco Technopark, è il progetto principale di Skyway. È un Eco Technoparco che è dimostrativo delle linee per avere le certificazioni per la diffusione nel mondo di queste linee. E principalmente ci sono tre tipologie di linee. Abbiamo sulla sinistra un complesso per l'Unitrack di 600 metri ad anello chiuso, poi c'è il complesso urbano monorotaia di 800 metri, anche questo anello chiuso, e infine nell'estrema destra qui abbiamo la linea oltre 15 km per il complesso ad alta velocità interurbano e urbano a doppia rotaia con struttura rigida. E questa è in fase di realizzazione, chiaramente. A questo ecotecnoparco è esteso per 36 ettari ed è diciamo, la vetrina, il negozio per le persone, i delegati nei vari paesi che vengono a provare, a vedere la tecnologia e a testare queste linee nell'utilizzo proprio delle linee stesse. Qui vedete invece le varie fasi di costruzione. Nel 1978 è partita l'idea di Uninski, c'è stato lo sviluppo tecnologico, nel 2014 è iniziata la fase di investimento per raccogliere fondi e per dare la possibilità a tutte le persone di scommettere su questo progetto. Scommettere perché? Perché ovviamente è una startup, c'è comunque un rischio, calcolato da tutti. Però ovviamente è un rischio calcolato ma misurato nel tempo stesso che qualora andasse tutto bene abbiamo un grande vantaggio, quello di avere una controparte di quote di partecipazione aziendali che avranno un valore importante, un valore nominale di partenza di $1 quando l'azienda sarà quotata in borsa. E poi successivamente un valore di quotazione che sarà dettato dalla richiesta di queste linee dai vari paesi che non l'hanno ancora valutata, non l'hanno ancora sviluppata. Quindi, come in tutte le start-up, c'è un rischio che però va misurato su quello che uno può sostenere per questo progetto. Io parlo sempre oggigiorno, la chiave vincente è la diversificazione. Non c'è un progetto assoluto di certezza assoluta, ma valutare sempre progetti nell'ambito di innovazione tecnologica che possa generare un valore aggiunto per la collettività, la società, a noi stessi personalmente e direttamente e indirettamente per tutti gli altri. In queste varie fasi siamo arrivati a un punto in cui
la raccolta fondi ci ha permesso di arrivare alla fase 10. C'è stato un rallentamento generato dal fatto che comunque la linea di 15 km necessaria per testare l'alta velocità ha bisogno di tempo, di fondi, e quindi è stato rallentato un pochino il progetto, ma va detto che procede. L'azienda è comunque un'azienda che è nata su basi solide, perché non avendo fatto richiesta di soldi alle banche, le banche quindi non ci sono debiti, ma ovviamente un pochino più lentamente va avanti lo sviluppo tecnologico. Questi sono dei paesi che hanno fatto dei preordini per il sistema di trasporto Skyway per più di 180 miliardi di euro. A seconda delle varie tipologie di situazioni, ogni paese ha chiesto una tipologia di trasporto diverso, che può essere trasporto passeggeri, trasporto merci, trasporto turistico e via dicendo. Quindi qua alcuni esempi: anche la Comunità Europea ha riconosciuto validi certificati di test di Skyway. E abbiamo l'Australia e l'India, che sono i paesi più più a contatto con Skyway. C'è stato la settimana scorsa di nuovo, dopo l'incontro a marzo del 2017, quasi un anno dopo, c'è stato un altro incontro con Roduc, che è l'ex ministro dei trasporti australiano, che ha permesso di portare avanti gli sviluppi in questi paesi. Ecco, qui vedete appunto le fasi di accordo con Roduc per la costruzione di una linea urbana in Australia, che deve cominciare quest'anno nella fase di installazione. Qui vedete una cartina dell'Australia e avete diverse colorazioni delle linee, perché avete il progetto è suddiviso in tre fasi. La fase 1 di collegamento delle principali città australiane, la fase 2 altre città devono essere collegate, poi la fase 3 collegamenti anche tra terra e mare, per isole minori che costeggiano, che sono appunto sulla costa australiana. Questi sono piccoli esempi della situazione che si può venire a creare. Ci sono delle isole residenziali ecologiche a forma di rotonda, dove il punto centrale è il punto di snodo dei mezzi di Skyway. Questa è una possibile stazione dove ci possono essere più linee su livelli diversi a seconda della tipologia di struttura. Il 17 febbraio 2017, senza nulla fare al caso, siamo a 3 giorni da quel giorno, quindi a un anno di distanza, è stato stipulato il primo contratto che racchiude 3 progetti di linee, la cui somma vale 926 milioni di dollari. Questi progetti verranno realizzati in 3 diversi stati indiani, per un totale di linee potenziali di 4,5 milioni di chilometri. Vedete come sono distribuite nelle varie zone. Ovviamente Skyway è già partita con la fiera molto importante, l'evento importante che c'è stato a fine gennaio in Thailandia. Ce ne sarà un'altra negli Emirati Arabi, poi sarà presente a Singapore e per finire a settembre all'Innotrans a Berlino. L'anno scorso è stata a Giacarta, come ci sarà pure anche quest'anno in aprile. Quindi Skyway è presente in queste fiere perché è bene far sensibilizzare, far capire alle persone quali sono i grossi vantaggi di una linea di trasporto a stringa come Skyway. Questo è il primo progetto commerciale in India, suddiviso in 2 fasi, una linea di 12 km, in una seconda fase una linea di 129 km,
in una regione dell'India, appunto. Ma ci sono poi altri progetti in corso d'opera. Anche gli Emirati Arabi hanno stanziato 1,5 milioni di dollari per lo sviluppo di linee appunto sui loro territori e per sviluppare linee che sono in grado di risolvere il problema della tempesta di sabbia. Questa è una fotografia molto importante della visita di UNISCHI l'anno scorso al Dalai Lama, secondo il quale la linea Skyway è una linea non impattante sull'ambiente che può essere costruita anche in territori in Tibet e quindi territori dove l'inquinamento non è accettato in nessun modo. In Indonesia ci sono accordi importanti con società del luogo, con società che investono su una tratta di 4.167 km e chiaramente queste operazioni anche di sostentamento sono al 75% per questi creditori e il restante 25% ha la possibilità anche i cittadini privati di poter entrare in questi progetti direzionali, compreso anche noi stessi, perché abbiamo chi ha già acquistato quote di azionarie, quote di partecipazione all'azienda. È importante poter partecipare anche a queste cordate che non si potrebbe partecipare se non attraverso istituti finanziari. Cosa importante per lo sviluppo e la diffusione della tecnologia Skyway, ovviamente, sono le certificazioni che sono state accettate nella fase dei test e dei vari mezzi di trasporto. Quindi altri brevetti, addirittura sono stati rilasciati quattro certificati a UNISCHI anche in Giappone, quindi dall'ufficio del brevetto. Quindi pensate come UNISCHI abbia realizzato un progetto straordinario. Il gruppo Skyway è una holding, come tale è costituita da diverse società che vengono utilizzate a scopi ovviamente molto diversi tra loro, ma sono tutte collegate insieme per realizzare il progetto in un'unica direzione. C'è la Skyway Technology che sviluppa la tecnologia, porta avanti gli sviluppi dei progetti, delle infrastrutture. Abbiamo la Global Transport Investment, la GTI, che permette di veicolare i finanziamenti attraverso le varie società che si chiamano Euro-Asian Rail Skyway System Holding Limited 1 e Limited 2. Perché? Perché UNISCHI ha pensato di dividere le società in due tronconi. Per mantenere gli importi di finanziamento suddivisi appunto su due società distinte ma tra di loro collegate attraverso la holding. Esiste anche la UNISCHI Corporation a cui fa capo UNISCHI e ci sono due società di brokeraggio, società che raccolgono fondi per gli sviluppi dell'ecotecno prevalentemente in questo momento principalmente per lo sviluppo e la realizzazione dell'ecotecno park. Qui faccio un'appendice su questo aspetto perché in questi ultimi giorni ci sono state delle comunicazioni relative a persone che diffondono il progetto attraverso Skyway Invest Group principalmente, ma anche un episodio su Skyway Capital, persone che vanno a diffondere il progetto Skyway come un progetto azionario dove si guadagnano soldi garantiti e via dicendo. Queste sono tutte falsità, tutte cose che non si possono neanche dire. Perché? Perché il progetto Skyway è un progetto di crowd investing, cioè una raccolta fondi da parte della società attraverso cittadini, privati, ma anche attraverso aziende. Questa raccolta fondi
È una scommessa che i cittadini privati fanno, nel senso che i rischi oggi sono ridotti. 2 o 3 anni fa erano molto più alti, adesso sono ridotti, anche se i rischi ci sono sempre alla portata dietro l'angolo, no? Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che il crowd investing non è un prodotto finanziario, nel senso che è una fase di raccolta fondi. Questa raccolta fondi viene riconosciuta a chi devolve soldi attraverso delle quote di partecipazione dell'azienda, che di per sé non sono azioni, ma sono quote che diventeranno azioni nel momento della quotazione in borsa dell'azienda. Questo farà sì che queste quotazioni avranno un valore, noi potremmo a quel punto sì dire che abbiamo un prodotto azionario. Ovviamente anche lì è sempre ad alto rischio, come in tutti i prodotti che voi andate ad analizzare in banca, potete investire in obbligazioni e in azioni. Ma oggigiorno anche i prodotti bancari sono prodotti, è un mio parere personale questo ovviamente, perché non parliamo di prodotti finanziari, ma un mio parere personale è quello di dire che anche nei prodotti bancari non ci sono più le garanzie che c'erano un tempo. E quindi diciamo che questa è un'operazione di sovvenzione di una startup. Non si può parlare di azioni, si parla, meglio dire, quote di partecipazione. Qui abbiamo uno schema blocchi delle varie aziende di cui è composta la holding Skyway. E preciso solo un particolare, che la Global Transport Investment racchiude l'operazione di 400 miliardi di dollari necessari per costruire l'Eco Technopark, che è il trampolino di lancio per tutta la tecnologia e la diffusione nel mondo. Questa operazione di 400 miliardi di dollari è suddivisa in due parti, o meglio tre parti. Una è quella della Uninski Corporation, che totalizza 267 miliardi di dollari e fa capo il 66%, la Uninski Corporation fa capo ovviamente Uninski, Anatoly Uninski, quindi è il proprietario di maggioranza. Il restante 133 miliardi è suddiviso nelle due società a cui vengono assegnate le quote che ognuno di noi può acquistare. Queste due società sono identiche, semplicemente vengono divise gli ammontari in 60 miliardi e 140 milioni e 73 miliardi e 492 milioni di dollari. Nella fattispecie Euroasian Rail Skyway System Holding Limited 1, siamo a una distribuzione di 56 miliardi rotti, quindi siamo quasi arrivati alla quota di 60 miliardi, mentre nell'altra società siamo a circa 52-53 miliardi per un ammontare totale di 73 miliardi. Considerate che nel dicembre 2016 dicembre 2017, quindi in un anno, sono state distribuite all'incirca 27 miliardi di quote, quindi presumibilmente queste quote, andare alla fine dell'anno, saranno totalmente distribuite. Quindi avere a fronte di appunto una donazione per la costruzione dell'Eco Technopark, vengono riconosciute delle quote di partecipazione di Skyway. Quante quote mi vengono date con un dollaro? Siamo a un rapporto 1 a 100, grosso modo, ma a seconda poi di quanto uno investe nel senso di partecipare a questo progetto. Quindi 1 a 100, ma anche a 1 a 65, a seconda del pacchetto di quote che uno va ad acquisire. Ovviamente gli economisti vedono questo progetto in modo molto positivo per tutti gli aspetti tecnici di costo e di salvaguardia
guardia e di sicurezza che ci sono, e quindi prevedono al lancio della borsa un aumento del 1000%. Se pensate a Google, Alibaba, Apple, sono aumentate del 5000% al giorno, quindi dire aumento del 1000% non è nulla a confronto di queste società, che di per sé rispetto a un progetto come Skyway non sono nulla, perché Skyway racchiude tutti quei progetti all'interno di un progetto unico nel suo genere. Ovviamente chi avrà delle quote che diventeranno azioni avrà modo di scambiarle, quindi acquistarne altre, venderne, e quindi ha la possibilità di acquisire un potere economico importante, ma nello stesso tempo, mantenendo queste azioni, diventeranno poi importanti per avere dei dividendi per la vita, cioè dividendi che verranno distribuiti dall'azienda in base al fatturato, in base al numero di quote che uno possiederà. Quindi con questo progetto sostanzialmente noi investiamo su una proprietà intellettuale, dove ci sono esperti del settore che stimano una tecnologia che vale 400 miliardi di sterline. Chiaramente sono stati già raccolti parecchi miliardi per l'Eco Technopark, ma se l'Eco Technopark è stimato che valga 258 miliardi di dollari, ha già oggi un valore che è 4 volte tanto quello che è già acquisito per questo progetto. E ovviamente abbiamo, Unisca ha dato un'enorme opportunità a tutti noi, quello di condividere, di diventare coproprietari di una società che diventerà la società di trasporti globale per una transnet, una rete di trasporti appunto globale. C'è stata la scorsa settimana la conferenza anche in Ucraina di Skyway Capital. Skyway Capital è una società a cui fanno capo questi sette direttori, questi direttori che ognuno di loro ha una funzione ben precisa, tipo Baburin si occupa dei contratti internazionali di progetto, abbiamo Kudrashov che si occupa del marketing, Sibiriakov che si occupa della blockchain. Anche questo è un tema molto importante, perché per realizzare una transnet, una rete di trasporti, è necessario sfruttare una tecnologia, più che tecnologia, un processo matematico e informatico che tenga conto di molti dati che sono necessari per la gestione e il controllo di queste linee. La blockchain, infatti, in questo anno e mezzo viene associata molte volte, viene scambiata come criptovaluta. La blockchain non è una criptovaluta, è un sistema molto più ampio, che può dare molto più sviluppi in senso lato, e la criptovaluta, la moneta digitale, è un esempio, una minima parte che può essere sfruttata nella blockchain. E Sergei sta appunto, quindi anche Skyway sta seguendo in modo molto accurato come sviluppare la blockchain, che è fondamentale per lo sviluppo e lo smistamento dei mezzi tra le varie stazioni, che sono i nodi, per così dire, e questi nodi fanno parte appunto di questa rete, di questo concetto che è la blockchain. Quindi nei prossimi mesi ci sarà un enorme sviluppo di questo se segmento. Vi aggiungo, come ha detto Vladimir Maslow, che si occupa dell'economia, che non è da confondere le quote di partecipazione, quindi le azioni, queste quote diventeranno azioni, da non confondere con la moneta, con il coin digitale. Perché? Perché le azioni hanno un valore molto maggiore rispetto al coin. Perché il coin ti può far guadagnare, in una fase iniziale avrà un valore in crescita, e quindi bisogna cogliere l'opportunità anche per la moneta, ma non scambiare
le quote con il coin, perché le quote hanno la possibilità di dare dei dividendi a vita, mentre la moneta oggi può valere molto, come ovviamente può valere anche meno rispetto a giorni più felici. Lo vediamo oggigiorno con un'enorme speculazione con tutte queste monete digitali, c'è una volatilità molto, molto alta. Quindi oggi, quest'anno fondamentalmente di tutte queste monete digitali ne rimarranno molto meno, ci sarà una forte selezione, ma quelle che vivranno, che avranno successo, saranno quelle appoggiate su dei progetti reali e concreti che utilizzeranno e faranno circolare la moneta, cose che Skyway sta lavorando per lanciare la moneta stessa per il progetto Skyway, proprio perché Skyway, cioè questa moneta, si appoggerà su un vero progetto reale e concreto che è la Transnet. Qui vediamo alcune foto di Beata e Gabri quando sono andato alla conferenza in Slovacchia. Qui c'è l'ASLO che ha portato il progetto in Italia, quindi ringraziamo l'ASLO per averci informati di questo grande progetto che è Skyway. Bene, qui ci sono alcune notizie che ho descritto in quest'ultima fase. Rimaniamo con questo discorso. Skyway Capital si è resa disponibile a fare questi direttori commerciali a fare delle conferenze internazionali, ma anche dei webinar internazionali. Questa settimana sono stati fatti, anzi, la scorsa settimana sono stati fatti tre importanti webinar. Ovviamente sono stati fatti con una lingua per me incomprensibile, russo, tedesco, credo olandese. Allora, grazie a Beata abbiamo richiesto che si possa avere una conferenza internazionale di lingua italiana e ungherese, proprio perché abbiamo il gemellaggio con l'Ungheria, in modo tale che tutte le domande che ci sono, che vi vengono in mente oggi, possiamo riferirle ai direttori di Skyway, in modo tale che noi possiamo avere idee più chiare sui tempi, sulle possibilità di sviluppo di Skyway in quest'anno. Skyway Capital ha lanciato questa iniziativa per le persone che, oltre a essere spettatori o semplicemente partecipanti, vogliono anche diffondere sempre di più il progetto affinché tutti ne avremo poi riscontro positivo. Ha lanciato questa iniziativa, il business con piacere. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi informa persone attraverso il passaparola ha la possibilità di avere dei premi legati alla raccolta fondi che può ottenere nell'arco di 3 mesi. Ormai siamo a 2 mesi quasi. Entro infatti il 20 aprile ci sarà il resoconto di quanto fatturato uno può fare direttamente parlando con altre persone. Se uno fa un fatturato di 20.000 dollari ha un costo di viaggio equivalente a 1.000 euro, un premio viaggio nei soggiorni di Spagna, Portogallo, Cipro o San Marino. Per chi totalizza un fatturato di 35.000 dollari ha un costo di viaggio equivalente, quindi un premio di 2.000 euro, 10-14 giorni a Malta o a Bali. Per finire, fino a 50.000 dollari, un viaggio premio di 3.000 euro da 14 giorni nella Repubblica Dominicana, Cuba e Mauritius. Questo semplicemente per far sì che, parlando con le persone, si raccolgono questi soldi direttamente, senza fare nessun passaparola su più persone. E chiaramente a questo business si può partecipare. Attenzione che c'è un requisito molto importante: entro il 20 febbraio, quindi tra pochi giorni, è necessario, occorre avere un pacchetto di quote aperto. Cosa vuol dire aperto? Bisogna selezionare un pacchetto. Vediamo un pochino un esempio, ecco qui,
Ecco, queste sono offerte speciali, no, vediamo in un altro, questo ad esempio. Allora, bisogna avere un pacchetto aperto, entro il 20 febbraio bisogna aprirne uno. Facciamo un esempio, io ho deciso di aderire al progetto Skyway, voglio prendere il pacchetto di 1000 dollari, ho una rateizzazione di 10 mesi. Rateizzando 10 mesi ho la possibilità di avere anche un bonus. Questo bonus lo posso avere con due condizioni. O parlo con due investitori, due persone che aderiscono all'iniziativa del crowd investing, quindi raccolta fondi per l'Eco Technopark, e entro un mese, entro 30 giorni dalla stipula di questo accordo, ho due investitori che inseriscono 25 dollari. Oppure facendo la prima rata un doppio pagamento. In questo caso, invece di una rateizzazione di 100 dollari al mese, la prima pagamento sono 200 dollari al mese. Ecco, se io apro un pacchetto entro il 20 febbraio e nel frattempo parlo con le persone, raccolgo 20.000 dollari, 35.000 dollari, 50.000 dollari entro il 20 aprile, io ho un premio di 1000, 2000 o 3000 euro. Però è necessaria la condizione che entro il 20 febbraio ho un pacchetto aperto, cioè ho un pacchetto che scusate qui, andate indietro, ho un pacchetto che è ovviamente rateizzato, quindi sono partito, ho una rata, due rate, tre rate. E quindi è necessario avere questa condizione, avere un pacchetto aperto entro il 20 febbraio. Quindi il 20 febbraio è l'ultima data per poter partecipare a questo concorso Business con Piacere. Qua poi abbiamo altre situazioni. Questo è il pacchetto da 1800 dollari, 9 mensilità. Ho 189.000 quote di partecipazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui l'azienda entra in borsa, queste 189.000 quote di partecipazione in automatico diventano 189.000 azioni che io posso scambiare, posso vendere, posso riacquistarne delle altre e via dicendo. Quindi è un'opportunità molto importante. Ci sono gli elementi, le basi, le tecnologie per dire che tutto sta progredendo, sta andando in avanti. Chiaramente ci vuole tempo perché i soldi facili non portano a nessun progetto a lungo termine. Qui è necessario del tempo, c'è una creazione, uno sviluppo importante, ci vuole tempo e dedizione e parlare con le persone, raccogliamo i fondi per completare l'Eco Technopark. Qui abbiamo altre situazioni, abbiamo pacchetti start, 18.750 quote per 250 dollari, 32.000 per 400 dollari, 95.000 per 1.000 dollari. Allora, esistono altri pacchetti per i partner. Cosa vuol dire? Ci sono dei pacchetti in cui vengono date un 10-15% di quote in più, ma questi pacchetti devono essere pagati solo attraverso commissioni, cioè riconoscimenti che l'azienda fa alle persone che parlano con altre persone. Questo per far sì che l'azienda possa mantenere questi fondi nello sviluppo tecnologico e nello stesso tempo riconoscere alle persone che danno seguito e fiducia all'azienda avere quote di mercato maggiori. Anche questi sono due pacchetti molto importanti che io ho fatto per mia figlia che ha 9 anni, perché credo che il futuro sia in questa direzione, sia sui trasporti veloci. E ce n'è bisogno chiaramente, e quindi prevedo che per lei ci sia un futuro roseo, solo per avere queste quote di partecipazione che sono importanti. Come quando ero piccolo io e i miei genitori andavano alla posta a fare
quei depositi, quei libretti che erano dei fogli giganti che dimostravano appunto che erano possessori di queste cartelle. E oggi vedo un'analogia per i giovani poter dare un futuro migliore dando una scommessa a questo progetto, una scommessa che mi può dare un grande aiuto. Bene, se avete domande me le potete porre anche direttamente. Il motto di Unischi è questo. Qual è il motto? È costruire Skyway, salva il pianeta, salva il pianeta, non solo il pianeta, ma salva tutti noi, per un modo di vivere molto che è diventato molto frenetico, al tempo stesso rallentato dalla congestione. Faccio un appendice, chiaramente torno un passo indietro, ho dimenticato una cosa importante. Una volta che questi pacchetti sono terminati, cioè sono pagate tutte le rateizzazioni, viene rilasciato un certificato digitale, che è appunto questo, certificato digitale che chiaramente è un primo certificato generato dalla First Skyway Invest Group. Questo certificato poi viene convertito. Quindi sul sito avrete la scritta transfer, come in questo caso, transfer. Perché? Perché le quote di partecipazione vengono convogliate e accettate dalla Unischi Corporation e firmate e sottoscritto da Kudrashov e Anatoly Unischi. Dopodiché c'è il certificato definitivo emesso dall'Euro-Asian Rail Skyway System Holding, dove si ribadisce che il proprietario, Claudio in questo caso, nel momento della quotazione in borsa avrà un valore nominale delle quote di partecipazione di $1. E questo è il certificato che viene rilasciato dall'autorità, dalla società di competenza, attraverso una richiesta online e viene inviato per posta ordinaria con l'ammontare di $10. Questo è un certificato appunto che attesta il possessore di queste quote di partecipazione. Bene, abbiamo anche per questa sera finito questo webinar. Consiglio a tutti voi di per chi non ha preso pacchetti di prendere un pacchetto, continuare a prendere quote di partecipazione perché a lungo termine farete la differenza e soprattutto avete una porta aperta per il concorso lanciato da Skyway Capital perché appunto si possa avere maggiori benefici anche non solo parlando, ma avere anche dei premi se uno ha questa facoltà di essere molto attivo e partecipe al progetto stesso. Quindi chi costruisce Skyway salva il pianeta, salva tutti noi e migliora la vita di tutti. Buona serata, buon San Valentino, grazie per aver dedicato il vostro tempo a questo incontro che facciamo tutti i mercoledì sera, per scambiarci informazioni sul progetto Skyway, la Transnet, la blockchain e tutto quello che ne consegue per i prossimi decenni. Un saluto a tutti e buona serata.